Passione per lo sport, passione per la salute, affascinati dalla corsa e dalla maratona, ma noi tutti, come in tutto il mondo, possiamo fare del bene, nel senso che possiamo aiutare e correre per quelli che sono più sfortunati di noi. Il vicepresidente della Camera dei Deputati, Maurizio Lupi, ha presentato il programma di iniziative del Montecitorio Running Club, il gruppo di parlamentari di tutti gli schieramenti politici amanti della corsa. Il Davide Capparini è il nostro orgoglio, purtroppo è della Lega. Abbiamo cercato di fargli degli sgambetti, non ci siamo riusciti. Ha finito la maratona di New York in 3 ore 27. Io 3 ore 44 e tutti gli altri a seguire. Ma c'è Sandro Gozzi del PD che vorrebbe battermi. Chi vincerà questa edizione? Beh, soprattutto non deve vincere Maurizio Lupi, il resto va tutto bene. Qual è lo spirito con cui correte? Lo spirito molto positivo, spirito di benessere in un doppio senso, perché lo sport fa bene ed è un messaggio che vogliamo dare agli italiani, e anche perché si può fare del bene attraverso lo sport. E questa volta questa raccolta di fondi a favore dell'associazione Diversamente Abili in Abruzzo credo che sia un grande messaggio di solidarietà che è importante dare. Presidente, abbastanza in forma, riesce ad arrivare primo? Beh, speriamo, ma ci sono tutti quelli che mi fanno i gufi. Alla seconda stagione di vita il gruppo conta ormai 81 tra deputati e senatori, tutti parte del progetto Parlamentari in Forma. Sotto la guida infatti del dottor Gabriele Rosa è stato elaborato un approccio personalizzato alla pratica della corsa. In preparazione una nuova partecipazione alla maratona di New York a novembre. Allora, sempre di più parlamentari che corrono. Sì, è un fatto molto positivo, non solo per chi lo fa, ma come appunto testimonianza per tutti i cittadini italiani sul fatto che è importante fare attività fisica, ciascuno in proporzione alle proprie possibilità ovviamente, però questo migliora la vita per sé, migliora la vita per chi ci sta intorno e poi nel nostro caso contribuisce anche a un obiettivo benefico che è l'aiuto dei ragazzi disabili di Teramo che sono seguiti dall'ANFAS. Infatti anche la solidarietà con lo sport, la politica, ecco, un binomio importante. Ovviamente diciamo che il nostro club di corridori nasce appunto dalla passione per la corsa, ma nasce soprattutto anche con questa finalità: promuovere la vita sana, lo sport per tutti e appunto fare anche un gesto concreto di solidarietà, perché questo troviamo che sia importante per dare un ulteriore traguardo al nostro corso. Un impegno anche di solidarietà. I fondi raccolti attraverso gli sponsor e il sistema di scommesse sui risultati in gara andranno infatti a vantaggio della fondazione ANFAS Onlus di Teramo ed in particolare alla Casa Famiglia alla Dimora, struttura progettata per dare assistenza a ragazzi disabili privi di sostegno familiare. Il punto di fondo è un'idea che nasce da Maurizio Lupi di mettere insieme trasversalmente, diciamo, tutti coloro che in Parlamento, alla Camera in particolare, sono disponibili a fare sport e soprattutto a promuoverlo. Con quale spirito partecipate a questa maratona? Uno spirito scherzoso, diciamo, ma nello stesso tempo anche impegnativo. Cioè, per me poi, io non ho mai fatto maratone, quindi è veramente una sfida. Mi accontenterei di fare 10 chilometri, loro ne faranno 40, io mi accontenterei di fare. Non ho ancora cominciato gli allenamenti e oggi deve essere il primo giorno. Spera di vincere? No, vincere, si vince se si arriva fino alla fine. Poi la vittoria penso che sia lo spirito e l'esempio che vogliamo dare, anche il fatto che cerchiamo di aiutare qualcuno che è più bisognoso, perché tutto quello che riusciamo a recuperare verrà dato in beneficenza. Questo è lo scopo principale, oltre a dare l'esempio che si può fare sport pur essendo molto impegnati nella vita sociale. I feel free.
bum, 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 bum,